Halloween è una parola stravolta in America. In verità è relativa a un evento pontederese. Al tempo delle paure si usava mettere appesi fuori della porta di casa corni rossi, ferri di cavallo, corone di allori, enormi calzini bucati, zampe di coniglio, eccetera. Si narra di un biforco a Pontedera, a cui venne a far visita un amico campano, una sera di fine ottobre, dopo l'imbrunire, con una corona d'agli secchi in dono. Toc, toc, alla sua porta. E Gino disse subito: chi è? Sono io! Su Cenerin! A che fare sulla scala? Gino staccò il lume a petrolio dalla catena che pendeva sulla tavola e andò a liberare il nottolone della porta. Quando la porta s'aprì, il povero Gino ebbe a vedere una corona di agli con dentro un capo pelato e due occhi sfainati che lo guardavano da sopra un nasone storto che cadeva su un sorriso fatto a un dente solo. Il povero Gino, con quel lume in mano, fece subito un balzo indietro e il mio Gennarino s'accorse d'averlo impaurito. Disse subito: «E aglio, uè!» Da lì fu poi storia tramandata più in America che non qui da noi, perché Gino e Gennarino emigrarono dopo pochi giorni nel Texas, dove divennero grandi imprenditori e istitutori della popolare festa di Aglioe. Aglioe, 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 Aglioe.